vivere da signori. Porto Sant'Elpidio, Villa Murri e Villa Barucchello. In una zona non molto distante dal Palazzo Comunale e dalla Torre dell'Orologio si estende Villa Murri, che fu edificata nei primi decenni del XIV secolo per volontà dei conti Sinibaldi. Villa Barucchello o Fonte Serpe, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, si erge elegante nel quartiere Marina Picena. Appartenuta fino agli ultimi anni del XIV secolo ai Bonafede di Monte San Giusto, la residenza fu acquisita dalla locale amministrazione comunale nel 1980. Attualmente ospita un ricco orto botanico che non solo è tutelato per le varietà floreali presenti, ma è quotidianamente aperto al pubblico affinché tutti possano godere del ricco patrimonio naturale custodito con rara devozione. Sia Villa Barucchello che Villa Murri ospitano periodicamente mostre, laboratori ed eventi culturali. Servigliano. Il cosiddetto piano degli Appennini è stato fondato quasi certamente intorno al 268 a.C. da un certo Publio Servilio Rullo, tribuno di Gneo Pompeo il Grande, che stabilì un modesto insediamento nei pressi dell'attuale Santa Maria del Piano. Tuttavia era già attestato intorno al XII secolo, un castello piuttosto esteso su un poggio che domina la frazione di Curetta, pochi chilometri a sud rispetto al primo stanziamento romano. Gli incessanti smottamenti che interessavano quella zona determinarono crolli consistenti che nel 1760 obbligarono i suoi abitanti ad abbandonare definitivamente il castello. A partire dal 1773 fu realizzato un nuovo insediamento nei pressi della chiesa dei minori osservanti di Santa Maria del Piano su progetto dell'architetto Virginio Bracci. Quando la realizzazione del nuovo centro urbano venne ultimata, si pensò di intitolarlo a Papa Clemente XIV, che nel 1771 aveva stabilito ufficialmente l'inizio dei lavori. In effetti, l'insediamento mantenne la denominazione di Castel Clementino fino al 1863, anno in cui invece fu sostituito con l'attuale Servigliano. Montefortino, Palazzo Leopardi e Pinacoteca Fortunato Duranti. Alle pendici dei Monti Sibillini, tradizionalmente scrigno di fate, demoni e negromanti, si estende il comune di Montefortino, che custodisce uno splendido palazzo gentilizio eretto nei primi anni del XVI secolo. Originariamente fu dimora di Desiderio Leopardi, poeta, conte palatino e redattore delle leggi municipali di Montefortino. Ma nel XIX secolo fu acquistato dalla famiglia Duranti e oggi ospita il Museo dell'Arte Sacra, la prestigiosa pinacoteca intitolata al celeberrimo Fortunato Duranti e il Museo Faunistico dei Monti Sibillini, che conserva la collezione tassidermica di Ignazio Rossi Brunori. Al secondo piano del palazzo è allestita la pinacoteca, più volte denominata il piccolo Louvre del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Rocca Montevarmine. Fra il fiume Aso e Menocchia si erge una collina incorniciata da alberi secolari, fra i quali spunta con fierezza Rocca Montevarmine. Il castello, dall'aspetto eterogeneo, trae l'origine del nome dal termine longobardo ward, guardia. Dal 1060, anno in cui risale la prima antica documentazione scritta sulla rocca, i vari vescovi di Fermo si alternarono con piena potestà giudiziale nella manutenzione del castello di origine alto medievale. Dal 1290 fino al 1397 i signori Ghibellini di Massa e Montappone detennero il potere su Montevarmine, determinandone così la rovina. Acquisita completamente e ristrutturata da un tale Matteo Mattei nel 1397, fu ceduta attraverso un atto testamentario soltanto 20 anni dopo. L'intero impianto ha subito innumerevoli modifiche funzionali dopo l'insediamento dell'ospedale ed è stato corredato di nuove piccole strutture, come l'abitazione del cappellano, andata irrimediabilmente perduta, o la chiesa di San Pietro, addossata alla cortina nord, dove un tempo vi era la pregevole crocifissione di Vittore Crivelli,
attualmente conservata nella Pinacoteca Civica di Fermo. Fermo, Palazzo Azzolino. Al numero 69 di Corso Cefalonia si erge lo splendido Palazzo Azzolino, realizzato per il marchese Giovan Francesco Rosati su disegno di Antonio Cordino, conosciuto come Antonio da San Gallo il Giovane. La splendida residenza fermana, dopo qualche tempo, divenne proprietà del cardinale Decio Azzolino il Giovane, segretario di Stato sotto il pontificato di Clemente IX, influente mecenate e fedele confidente della regina Cristina di Svezia. Fermo, Palazzo Vitali Rosati. Al numero 85 di Corso Cefalonia si eleva Palazzo Vitali Rosati, concepito nel 1532 circa dall'esimio architetto Antonio Cordino, conosciuto come Antonio da San Gallo il Giovane. Nel XVII secolo il palazzo divenne la sede della nascente Accademia dei Ravvivati, che raggruppava come la precedente istituzione gli intellettuali più raffinati di quel rigoglioso periodo di fioritura culturale. Fermo, Palazzo Monsignani Sassatelli. Al numero 104 di Corso Cavour si erge Palazzo Monsignani Sassatelli, commissionato nella seconda metà del XVIII secolo dal marchese Francesco Luigi Nannerini. Nell'elegante residenza fermana dimorò a partire dal 1810 il figlio di primo letto di Giuseppina, nominato viceré del Regno d'Italia soltanto 5 anni prima dal patrigno Napoleone Bonaparte. Nel 1827 vi risiedette anche il fratello dell'imperatore francese Girolamo Bonaparte, ex re di Vestfalia e principe di Montfort, mentre attendeva l'edificazione della splendida villa, oggi denominata Pelagallo, a Porto San Giorgio. L'interno del palazzo, che ospitava gli uffici di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Fermo e la sede distaccata della Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, mostra varie decorazioni di Luigi Cocchetti e un incantevole scalone immerso nel biancore e nella semplicità del neoclassicismo. Attualmente è sede del prefetto di Fermo. Porto San Giorgio, Rocca Tiepolo. Su una morbida collina che domina con fierezza l'antico Castrum Portus e il mare che le ha procurato tanta prosperità economica, si erge severa e massiccia la Rocca, edificata per proteggere la fruttuosa zona litoranea di Castel San Giorgio. Edificata nell'anno del Signore 1267, tempo in cui la città di Fermo era sotto la giurisdizione di Messer Lorenzo Tiepolo, vigilava, grazie alla sua egemonica posizione geografica, su un territorio particolarmente soggetto alle incursioni turche. La cortina muraria era circoscritta da 3 arcate a sesto acuto, di cui 2 sono ancora visibili.